ancora una volta qui a correre su dei pareri che arrivano all'ultimo secondo, quando il governo vuole, quando gli uffici tecnici vogliono. La Presidenza, ribadisco, era stata più volte messa al corrente di questo modo assurdo di lavorare. Questo denota la vostra volontà di continuare a lavorare male, non per l'interesse dei cittadini ma per il vostro interesse privato e circoscritto. Noi non siamo d'accordo a poter lavorare in questo modo, quindi se volete sospendere, quest'aula si ferma e lavora in una maniera decente, visto la delicatezza peraltro della proposta di legge che Onorevole Castelli, per capire, lei sta facendo dei rilievi, ma non un'obiezione, io non ho capito. Il Presidente Boccia ha proposto una sospensione per mezz'ora. Lei che cosa propone? Propone una sospensione maggiore? Presidente, noi chiediamo di andare a domani, perché se allora bisogna sospendere quest'aula, si sospenda, si vada in commissione bilancio, si valuti la relazione tecnica, che ribadisco è una relazione tecnica, non è una passeggiata, bisognerà leggerla, capire, è un testo di legge che ha degli articoli e non è una barzelletta. Quindi secondo noi, se questo Parlamento vuole lavorare in una maniera corretta e decente, si ferma in commissione bilancio, si analizza la relazione tecnica con il tempo adeguato e si va domani, tanto mi sembra che in queste settimane la vostra volontà di lavorare sia già abbastanza poca. Allora, poiché il punto è previsto dall'ordine del giorno e il Presidente Boccia stima in mezz'ora, io prendo atto anche dei rilievi, delle obiezioni che in qualche modo un gruppo di opposizione solleva. Io a questo punto sospendo per un'ora, in maniera tale che la Commissione può lavorare forse un po' meglio, però alle 19 riprendiamo. Onorevole Crippa, che cosa? Altrimenti sospendiamo mezz'ora e ci riaggiorniamo. Mi scusi Presidente, al di là del suo tentativo di mediazione che mi sembra alquanto malsano, noi chiediamo di ragionare nel merito, lei ci dà un'ora di tempo. Seguendo il suo ragionamento riprendiamo alle 7. Io vorrei comprendere quale sarà il proseguo dei lavori che lei si prospetta davanti, perché se poi iniziamo abbiamo teoricamente 200 voti da effettuare su questa PDL, vorremmo capire, ci sono da esprimere tutti i pareri, vorremmo capire in che modo lei intende affrontare questo provvedimento e che scenario a questo punto mette davanti all'Aula da qui alle prossime ore, ai fini di una programmazione ed eventualmente noi a questo punto